in una terra segnata dalla rovina, dove la paura e il terrore fanno da padroni, una terribile maledizione si spande in ogni dove. Tre eroi si ritroveranno uniti nel destino per riportare la pace e l'ordine. Benvenuti nel magico mondo di Trine. This doesn't look like the castle I've heard about. No. I can't believe this. They have ruined it all. We must hurry. Mamma mia, la paura. I suoni inquietanti. Ben ritornati a una nuova puntata. Che suoni inquietanti. Benvenuti a una nuova puntata di Trine. Abbiamo superato i sotterranei. Madonna, mi sospira nelle orecchie. Siamo arrivati nei sotterranei. Abbiamo superato i sotterranei. Siamo arrivati nel castello. E ora paura. I suoni inquietanti. Cos'è? LOL. LOL. Ok, fatta. Questa è andata. Mamma mia, che silenzioso che sono, perché ho paura. Guarda! Gli scheletri sono entrati nel castello e hanno fatto sculture di cose spaventose in tutto e ovunque. Vabbè. Non ha senso questa cosa. Lo avete sentito anche voi. Non è stata una mia impressione. Ha riso quella statua. Dove l'ho mandato? Vieni. Oh no. Trappole. Ci sono anche trappole. E ci mancherebbe. Questa campana di ferro la mettiamo qua sopra, che non si sa mai. E noi andiamo a prenderci lo scrigno. Scrigno mio. Hai trovato la statua dell'aquila? Seriously? La statua dell'aquila. Vediamo che fa. Che sei? Cos'è? Vediamo. Riduce il costo di mana quando evochi degli oggetti. Perfetto. Questo vuol dire solamente che dovrò evocare parecchi oggetti più avanti. No! Ero là sopra. Mi vedevo già là sopra. Dannazione, momento ondulatorio. Ok. Ma guarda cosa hanno combinato sto castello. Ehi, arrivo. Che stavo facendo? Mi stavo downtando con la danza a ripetizione. Amadeus, non vacillare. Oh, ma i miei denti. Ma... ah, ho i brividi. Brividi bro. Ho un po' paura di cosa facesse il pulsante, ma tanto non fa niente. Pulsante inutile, ok. Ce ne possono essere di pulsanti inutili, non dico niente. Una trappola che non funziona. Devono essere premute insieme. Ah, non c'è comunque niente di pericoloso qua sotto, ok. E vabbè. Che è successo? No. Fammeli tra... ah! No! Che mi è successo? Dannazione, mi si è chiuso tutto. Tasti permanenti di stami. Shift maledetto. Ok. Scrigno che contiene cosa? Faretra rapida. Di tenere l'arco più in fretta. A livello 2. Permette di tenere l'arco più velocemente. Ok. Sempre più velocemente. Ok. Niente di che. Ok. Mi mette terrore. So già cosa farà questo pulsante. Ma mon ami, che ci vado dentro anche. Ha raccolto pozione, ma è morta, quindi sì, c'è.
Niente più attacchi a distanza, si va. Si va niente, siamo morti. Siamo morti. Aspetta che appena arriva il momento. Pensavi che mi fossi dimenticato di questo potere del guerriero. E invece... ah, l'ho colpito solo con una freccia. E vabbè. E vabbè. E vabbè. E vabbè. E vabbè. Non preoccuparti, prego, anche a te, non preoccuparti. Là. Sì, lo so, lo so. Lo so, lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Quanto lo so? Tu non lo sai quanto lo so. Io so quanto lo so, tu no. Nuovo livello. Vediamo un po'. Carico più velocemente? Più velocemente? Più velocemente. Sia. Te. Non ancora. Te. Non ancora. No, aspetto il prossimo del mago. Mi sa che sarà una cosa fighissima quella del mago. Non vedo l'ora. Ingranaggi assurdi. Ma nel castello dovevano già esserci. Non è possibile che gli skater siano venuti qua. Hanno rimodernato il castello da medievale a post rivoluzione industriale. Ciao. No, di là non si può andare. Quindi devo andare per forza di qua. E l'ho schiacciato di peso. Anche gli ingranaggi che si muovono. Che si muovono. Che si... pure gli arcieri con l'armatura. Vabbè, che è? Tutti upgrade. Fortuna che sono arrivati gli scheletri che ci hanno portato fuori dal medioevo. Perché sennò qua saremmo rimasti ancora. Ah! Vediamo, si incastra? Neanche un po'. Però là sì. Sì, qua sì che si incastra, vero? Ma neanche un po'. E se lo metto a rombo? Se lo metto sbiego, disbiego, disbiego. Se ti metto disbiego, ti incastri, no? Ma neanche un po'. E se ti metto qua, ti incastri? Sì. Ah, oh, è finito il ticchettio. No, anche lo scheletro no. Ah. Quasi. Questo ci... questo lo prende. Sì. Tattica volley. Sì. Preso. Ok. Tutto per uno scrigno. Mio. Cosa c'è dentro? La pietra blu. Cosa fa? Aumento di 1 il numero massimo di casse. Aumento di 1 il numero di frecce scoccate dall'arco base. To, chi se ne dell'arco base? Mie casse. Ah. Look over there. What's that? Un libro. È un libro. Yes. We'll have a closer look. Dai, dagliela. Spettrale però figo, devo ammettere. Hanno fatto davvero bene gli scheletri. Un lavoretto di fino, eh. Li chiamerei per mettere a posto i muri della mia casa. Cioè, tutto lustro, tutto bello pulito. Non c'è una ragnatela in giro a chiederla. Bellissimo. Grandissimi gli scheletri. Muratori dal 1300. With great enthusiasm, the wizard absorbed the contents of the king's journal. Of particular interest were the last pages. The king told of how they had found the ancient ruins, abandoned long ago. Statues of virtue and architecture beyond imagination had clearly impressed the old king. The king's journal did not contain much on the artifacts, but the vivid descriptions matched the signs on the tomb of the first guardian. In legend, there exists a place that the guardians had called their home. If this was true, and the ruins were the origin of the artifacts, our heroes might finally get some answers. The journal had carefully mapped out the location of the ruins. It was in the middle of the forest, a long distance away. Our heroes began to follow the directions in the king's journal. At the edge of the forest,
The thief felt a strange sensation, a warm feeling in her heart. Qui finisce questa puntata di Trine. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia divertito. Ci vediamo nella prossima puntata di Trine. Ciao a tutti!